Mister, l'Albese viene sconfitta 2-0, una partita strana dove era partita bene, poi ha subito questo gol un po' rocambolesco anche per qualche rimpallo. Non è stata la migliore Albese, però probabilmente il 2-0 non rispecchia la partita, perfetto. Ma direi che siamo partiti bene, però siamo stati troppo leggeri nella nostra fase difensiva, sulla ripartenza abbiamo regalato il gol dell'1-0, diciamo che poi lì la partita si è messa praticamente come volevano loro, perché loro si sono chiusi bene, noi andare a cozzare contro la loro difesa, loro a giocare sulle ripartenze. Poi forse qualche episodio mi sfugge dall'arbitro perché un mani netto in area c'era e anche l'episodio che ha dato punizione al limite mi pare che forse già un po' più avanti. Comunque, al di là di questi episodi, noi siamo mancati sotto l'aspetto agonistico, quella cattiveria, quella compostezza di squadra che loro invece hanno evidenziato e questa ha fatto la differenza. Si aspettava probabilmente di più dalla sua squadra oggi. Ma mi aspettavo una partita a livello di gioco importante, ma anche perché questa è una spartiacque, no? Queste partite qua, cioè, se fai bene che vinci, puoi permetterti magari anche di pensare di fare un campionato di un certo tipo, però abbiamo di nuovo fallito un obiettivo importante, ma soprattutto per causa nostra, un atteggiamento troppo poco agonisticamente competitivo, cioè troppo molli, sugli sconti diretti si abbiamo sempre perso. E le partite si giocano anche su queste cose. Da dove bisogna ricominciare in settimana in vista del prossimo impegno? Ma in settimana bisogna prima di tutto analizzare bene dove sono i nostri errori, ma io penso che il nostro errore più grande in questo momento sia il fatto che siamo un po' superficiali. Abbiamo perso un po' di quella cattiveria che ci ha contraddistinto nelle prime due partite e in questo momento facciamo le cose ma non le facciamo con quei ritmi, con l'intensità giusta e nel calcio si paga. Grazie, mister. Prego.